Buongiorno a tutti carissimi amici, nel video di oggi parleremo del petrolio. Allora, recentemente nel 2000, ormai 2018, diciamo metà 2018, il prezzo del petrolio sembrava non finire mai la sua corsa, era arrivato quasi a 85 dollari. Poi c'è stato uno dei crolli più impetuosi nel corso della storia del crude per arrivare fino a 50, per poi adesso riprendere di nuovo la salita. La mia vision sul petrolio è a 100 dollari. Secondo me, nel corso del 2019/2020 potremo vedere il petrolio verso quel livello. Infatti, stiamo notando un deciso e repentino recupero dei prezzi e dal livello di 50 siamo arrivati già a 61 e man mano continuiamo a salire con i prezzi e questa situazione secondo me con anche la in parte risoluzione o l'armonizzazione del rapporto tra gli Stati Uniti e la Cina darà una certa serenità al mercato e farà capire al mercato che di fatto la Cina, che è uno dei più grandi utilizzatori di petrolio al mondo insieme agli Stati Uniti, possa riprendere la sua crescita e di conseguenza il prezzo del petrolio possa continuare a riprendere a salire. Dal punto di vista degli investimenti, questo che cosa significa? Ci sono alcuni risvolti che secondo me vanno considerati, che vi lascio come degli spunti di riflessione. Allora, innanzitutto, vabbè, c'è l'investimento petrolio che può essere fatto o mediante l'acquisto dei future o mediante l'acquisto di titoli petroliferi. Ce ne sono molti di molto interessanti che tra l'altro danno anche dei dividendi estremamente validi. Questo, per esempio, è lo scenario che io prediligo quando vado a fare un investimento sul petrolio. Per ciò che concerne invece un discorso un po' più collaterale, che però ci deve dare uno spunto di riflessione, è legato al concetto dell'inflazione, che ormai tutti danno come morta sepolta, e al concetto di rialzo dei tassi di interesse. Infatti è tutto strettamente legato, nel senso che ormai l'inflazione, soprattutto l'inflazione americana, è praticamente legata semplicemente al settore energy. Questo significa che se il prezzo del petrolio dovesse andare a 100, anche se l'economia americana reale dovesse in realtà rallentare, il livello dell'inflazione salirebbe notevolmente, perché di fatto è la componente che incide più di tutti sull'inflazione e di conseguenza quello che è stato annunciato recentemente da Powell, ossia un rallentamento nel rialzo dei tassi di interesse, non verrebbe mantenuto e quindi avremmo nuovamente una politica restrittiva accentuata da parte della Federal Reserve, mentre in questo momento il mercato sta provando a scommettere su un rallentamento, addirittura un taglio che mi sembra veramente eccessivo, dei tassi di interesse da parte della Federal Reserve. In realtà, se dovesse verificarsi l'effetto inflazione, questo scenario verrebbe completamente ribaltato. Quindi, attualmente io farei una grande attenzione all'andamento del petrolio, sia come strumento di investimento, sia come strumento correlato, perché, ripeto, se il prezzo del petrolio cominciasse a ritornare almeno ai valori precedenti, quindi intorno a 80, o addirittura, come mi immagino io, continui la sua ultima gamba di rialzo in area 100, a quel punto ci sarebbe un fortissimo surriscaldamento dell'inflazione con tutte le conseguenze che ci siamo appena detti. Ovviamente questo qui è uno scenario che va ancora verificato, però ha senso pensarlo perché ci può aiutare a capire, a pianificare in anticipo quali possono essere gli investimenti, quindi comprare determinati asset, fare determinate strategie a prezzi molto più convenienti che poi quando i prezzi saranno già troppo elevati. Spero come sempre che questo spunto di riflessione vi possa essere d'aiuto. Per dubbi, chiarimenti, scrivetemi sotto i vostri commenti, farò del mio meglio per potervi aiutare. Vi mando un abbraccio e ci aggiorniamo al prossimo video. Ciao!